Il giornalista Claudio Rocco riscrive in prosa la commedia di Dante. L'obiettivo preciso all'autore è moltiplicare le occasioni di studio dell'opera. Luca Ciciriello. La commedia di Dante Alighieri in prosa, per raccontare una tra le opere della letteratura mondiale più celebrate e probabilmente poco letta per intero. È il libro scritto dal giornalista Claudio Rocco che ha voluto moltiplicare le occasioni di studio della commedia e condividere il piacere della sua lettura. Con tenacia, l'autore aiuta il lettore a inoltrarsi nell'opera dantesca senza dover ricorrere al tradizionale apparato di note che sempre l'accompagna. Una traslitterazione della lingua dantesca in quella moderna, precisa Claudio Rocco, evitando di tradire l'intenzione espressiva di Dante. L'elemento che veramente è determinante nella commedia è l'esperienza. Si tratta di un'esperienza di viaggio, ma si tratta anche di un'esperienza di ripensamento della propria vita e di analizzare e vedere oltre le prospettive dei limiti dell'esperienza umana. Quindi un invito alla trascendenza che non debba essere per forza inteso in senso o soltanto in senso religioso, ma che va bene anche inteso laicamente, come invito a portarsi oltre il limite della propria esperienza e della conoscibilità del mondo e della realtà. Ma per fare questo bisogna implicarsi, bisogna coinvolgersi e non ci si coinvolge anche in un'attività di conoscenza soltanto elaborando concetti. Bisogna farlo con coraggio col proprio corpo, come ha fatto Dante, esiliando il proprio corpo, accettando l'esilio fisico della propria esistenza fuori dalla propria patria. Questo è partecipazione. Ancora oggi Dante ci invita a seguire la conoscenza e la ricerca, a scoprire le persone nelle proprie differenze, a sperimentare senza pregiudizi i contesti in cui queste vivono, ad avere coraggio quindi nell'analizzare se stessi e oltrepassare le metaforiche colonne d'Ercole. O fratelli, dissi, che attraverso 100.000 pericoli siete giunti all'Occidente. Non vogliate negare al poco che ci è rimasto da vivere l'esperienza del mondo disabitato seguendo il sole. Considerate la vostra origine, non foste fatti per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza.